Buongiorno a tutti i lettori di RivMag, siamo sulla spiaggia di Gruisson alla Defi Wind 2018, siamo allo stand RRD, qui con noi due personaggi d'eccezione, abbiamo Matteo Guazzoni, Marketing Manager per RRD e abbiamo John Sky, Sale Manager per RRD. Utilizzeremo questa opportunità per lasciare a John spiegare i concetti chiave della Compact, delle vele Compact, e successivamente passeremo con Matteo per vedere qualche dettaglio sul foil. John, thank you very much for being with us. I give you the chance to introduce the Compact Sale. This is our Compact Wave. It's I think our biggest innovation within the sail department. It's a complete windsurf rig that fits in a backpack. We're talking the mast, the boom, the extension, and three sails. They all fit in this backpack, and the sail's folding. And when it all unfolds, it's a normal sail, a perfect wave sail. So it's a really exciting development, and yeah, I think it's something that can really push the sport forward and make it accessible to lots of people that maybe don't have the space, or for whatever reason, or they got families, and this is a perfect opportunity or a perfect product for them to be able to sail whenever they want. In questa occasione, Matteo, abbiamo un traduttore eccezionale, Matteo. Dunque, allora, niente, questa la Compact Wave, diciamo, la consideriamo la nostra più, diciamo, la nostra, il nostro prodotto più innovativo, sicuramente nella parte delle vele, perché è comunque un concetto totalmente nuovo, ci dà la possibilità di trasportare tutta l'attrezzatura all'interno di uno zaino. Quindi, come potete vedere, come faceva vedere John, all'interno di questo zaino, che è sostanzialmente di dimensioni come una valigia normale, tra l'altro di peso è sui 19 kg, quindi si può tranquillamente spedire in aeroplano senza pagare l'extra baggage. Ci stanno dentro tre vele, un albero e un boom e una prolunga, quindi tutto il set che serve per andare a farsi il viaggio wave, tutto quello che serve, insomma. E quindi diciamo che oltre al fatto del trasporto è anche comodo, perché comunque anche nel semplice trasporto in auto è facilmente, diciamo, trasportabile, si può mettere nel bagagliaio senza occupare più spazio, quindi questa è l'innovazione principale che ci sentiamo di dire che avrà sicuramente un futuro. Want to add something about the sale maybe, or was... I think it's really important for people to understand that it's a full performance sail. You know, we wanted to give the accessibility and the compactness, but in a product without compromise. So it's a full 100% performance with that fits in a backpack size. Sì, quello che ci dovevamo aggiungere è che comunque la vela è una vela assolutamente assimilabile o comunque uguale ha una vela normale wave, quindi non ha la stessa performance, lo stesso tipo di pesa qualche grammo in più, ma praticamente lo stesso peso, e ha le stesse prestazioni della vela normale wave. Ok, thank you John. E a questo punto passiamo sulle novità foil di RRD. Ok, allora abbiamo provato due novità principali. La prima è la nuova tavola da foil, che tra l'altro diciamo presentiamo qua alla Defi Wind per la prima volta, in quanto la tavola dovrà uscire fra un paio di mesi. Scusa, collezione 2019 quindi? Collezione 2019, sì. Questa è la tavola che oggi e ieri hanno usato i nostri atleti in Giappone alla gara, tra l'altro la tavola con cui Antoine ha vinto la prima batteria, cioè diciamo la prima elimination in Giappone. E quindi ovviamente questa è la tavola puramente da race foil, quindi ha tutte le caratteristiche della tavola da race foil, quindi larga 91 come da regola del PVA, dal centro tavola dietro anche sulla poppa è larga 91, quindi molto larga, che ti permette di avere un appoggio molto largo, in modo tale da poter andare, diciamo, molto. Questa tavola aiuta molto ad andare sopra vento, quindi a bolinare parecchio. La classica, ti permette di avere la classica andatura con la tavola inclinata, quella che si vede ormai per chi ha il livello alto, riescono sostanzialmente a inclinare la tavola e a fare molta leva in modo tale da andare sopra vento, da risalire molto il vento.
Altre cose caratteristiche sono la, ovviamente essendo andata a Varese cerchiamo di fare la più leggera possibile, quindi ha il doppio carbon sia sulla coperta sia sulla carena sotto, e quindi per ridurre al massimo il peso. E ovviamente vabbè, i bordi della tavola sono molto spessi e la posizione delle strap, come potete vedere, è molto, diciamo, i piedi sono molto all'esterno in modo tale da appunto riuscire a tenere quella posizione classica da foil race, quindi sostanzialmente abbastanza, con le gambe abbastanza larghe e diciamo con un setup diciamo con dà la possibilità di stare molto verticale sulla tavola, ma allo stesso modo anche di inclinarla molto. Queste sono le caratteristiche principali. Questa tavola è l'evoluzione di quella che era l'anno scorso, l'H-Fire 91, questa si chiama H-Fire 91 Pro, quella vecchia era l'H-Fire 91, che praticamente era, diciamo, una tavola che adesso noi consideriamo più diciamo un più concetto un po' più classico, perché ovviamente lo sport è andato avanti, quindi questa è diventata la tavola race, quella che l'anno scorso era la tavola race è diventata la tavola ovviamente freeride. E la differenza tra le due tavole sono due scoop line diverse, quindi diciamo che questa tavola qua ha lo scoop line di questa è ripreso dall'X-Fire, la nostra tavola da slalom, ovviamente poi riadattata e tutto. Quella tavola lì invece ha lo scoop line un po' più classico, la poppa che si stringe un po' di più dietro, ma per fare diciamo foil ma anche foil race volendo, quella tavola lì è molto valida, è un po' più confortevole. La cosa principale che volevo presentare poi era il foil nuovo, quindi abbiamo portato il foil in alluminio che abbiamo presentato un mesetto fa, e questo diciamo è il nostro prodotto adesso diciamo di punta sul foil, perché comunque è il nostro primo foil in alluminio, quindi ovviamente caratteristica principale è comunque a un prezzo un po' più abbordabile rispetto ai foil in carbonio, che foil in carbonio sono sui 2000 euro, questo costa la metà, quindi un po' più della metà questo. Però diciamo che innanzitutto il prezzo, quindi dà la possibilità alla gente di comunque iniziare a fare foil senza spendere cifre esorbitanti. E, però sicuramente la cosa principale sono tendenzialmente che si può montare su tutte le tavole, perché c'è quella piastra, non so se la vedete, però praticamente la piastra distribuisce il carico, diciamo tutto il carico del foil in modo omogeneo sulla tavola, e quindi dà la possibilità di non avere una scassa apposta dedicata, poi montarla sia su una tavola anche di 10 anni fa che semplicemente monta le pine normali, si può montare senza avere il rischio di rompere. E poi la cosa altra principale è che abbiamo la possibilità di avere l'inserto e l'attacco sia tattle box che power box, quindi convertibile, quindi sia una tavola power box o tattle box si può semplicemente cambiare l'inserto e montare. Ovviamente foil con l'albero lungo l'85 in alluminio, e poi c'è la fusoliera che abbiamo di serie, forniamo la 120, e la fusoliera 120 ovviamente ha il vantaggio enorme di essere enormemente più facile, nel senso che appena si prova, dopo anche mezz'ora, un'oretta, ti dà già la possibilità di avere, cioè sostanzialmente ti fa imparare a fare foil in un'ora. Una volta che si usa questa fusoliera, capisci, se poi torni sulla fusoliera più corta, capisci subito la differenza, che è enormemente più facile. Quindi si riuscirà a far foil senza avere la classica andatura da delfino su e giù, quindi è facile, è stabile. E poi noi possiamo anche poi fornire come optionale fusoliere un po' più corte, quindi ce l'abbiamo sia da 110 che da 100, che servono sostanzialmente una volta che il vento aumenta per controllare il volo, perché col vento più forte ovviamente poi la fusoliera lunga tende a spingere un po' in su, e quindi con la fusoliera un po' più corta si tende sicuramente a tenere più il controllo. Quindi diciamo abbiamo un setup che con un foil si può fare, cambiando la fusoliera si può fare, siamo a coprire tutta la rosa dei venti, diciamo dai 6 nodi, 7 nodi quando si inizia a fare foil fino ai 20 e passa nodi. Quindi il concetto della fusoliera è la lunghezza della fusoliera, mentre le ali rimangono le stesse? Le ali sì, rimangono, ce l'abbiamo da 80 davanti e da 38 dietro, e diciamo che l'ala influisce quando poi si va nel dettaglio, quando poi magari si inizia a parlare di race, di velocità, di coppa del mondo, ma anche chi magari inizia a farlo tanto poi ovviamente va a cercarsi sempre il trim ottimo, però
diciamo che con queste ali qua, di questa dimensione, puoi fare coprire tutto sostanzialmente. È più la fusoliera che incide, che può veramente fare la differenza in questa fase qua. Va bene. Direi che dallo stand RRD è tutto. Noi ringraziamo questi due ospiti d'eccezione. Thank you very much, John. Grazie mille, Matteo. Continuate a seguirci e viva la DefiWind. Ciao!